Salve, ce ne sono Jack, Jamming e Knowledge. Benvenuti in questo video di Skyrim. Siamo ancora qua, in questo posto malsano e malvagio. La nostra salute è arrivata a 150, 50% in più di quella iniziale, non è male. Abbiamo dei punti extra da inserire. Che cazzo cos'è questo? Armi a due mani, ok. Per quanto riguarda le armi a una mano, vediamo un po' che potenziamenti abbiamo. 25% in meno di attacchi caricati. Attacchi con le asce causano danni da sanguinamento maggiori. Figo. Gli attacchi con due mani sono... Con due mani? Ah, gli attacchi combinati. Più veloci del 20%. Carica critica, mentre scatti puoi eseguire un attacco a una mano caricato che invece danni critici doppi. 25% di posture di vigore in meno, non mi sembra molto. Gli attacchi con le mazze ignorano 25%. Attacchi con la spada hanno il 10% di probabilità di infliggere danni critici. Gli attacchi da fermo caricati infliggono danni extra del 25%, una probabilità di decapitare il nemico. L'attacco caricato all'indietro ha una probabilità del 25% di paralizzare il bersaglio. Ah, c'è un attacco caricato anche muovendosi indietro, interessante. Beh, direi che per adesso la cosa migliore in assoluto è potenziare semplicemente il danno inflitto. E visto che non lo possiamo fare, una buona idea sarebbe potenziare le armi a due mani. Però, il livello di armatura per le armature leggere aumenta del 20%. Magari possiamo decidere di specializzarci, credo sia una scelta più saggia che potenziare a caso tutto. 25% a livello di armatura, quando indossi un'armatura leggera completa. Quando indossi un'armatura leggera questa non pesa nulla e non ti rallenta. Wow! Il vigore si genera al 50% più veloce mentre se indossi un'armatura leggera completa. Sono abilità fantastiche che richiedono tanto. Dobbiamo specializzarci per forza. 10% di probabilità di evitare tutti i danni da mischia quando indossi un'armatura leggera completa. Ulteriore bonus del 25% dell'armatura se indossi un set completo di armatura leggera. Mi attira molto l'armatura leggera. Vediamo quella pesante, dov'è? Armatura pesante. Eccola qua. Il livello di armatura per le armature pesanti aumenta del 20%. Vabbè. Pugni d'acciaio. Gli attacchi a mani nude con indosso guanti pesanti infliggono danni extra. Subisci la metà dei danni da caduta quando indossi un'armatura pesante. Quando indossi un'armatura pesante questa non pesa nulla e non ti rallenta. Ovviamente quella è un perk molto buono, ma c'è anche quella leggera. 50% di sbilanciamento in meno. Se indossi solo armature pesanti, ulteriore bonus del 25% all'armatura se indossi un set completo di armatura pesante. Viene inflitto all'aggressore. Beh, questa è chiaramente una build fatta più che altro per chi sta all'attacco. Abbiamo un'armatura pesante che probabilmente sarà molto più forte che di un'armatura leggera, che viene potenziata come quella leggera, ma che alla fine avrà una resistenza molto maggiore. Sarà super pesante questa armatura pesante, tuttavia quando arriveremo al livello 70 elimineremo completamente il peso dell'armatura, quindi avremo addosso qualcosa di super resistente a costo zero, perché c'è anche per quella leggera, ma per quella pesante vale molto molto di più. Torniamo a quella leggera, diamogli di nuovo un'occhiata. Era qua. Allora, questo c'è anche in quella. Indossi una moto leggera completa testa. Ok, altri bonus extra, ma bonus che ci sono anche là. Non pesa nulla, questo lo sblocchiamo molto prima. Questo è interessante, il vigore si rigenera al 50% più velocemente.
È molto buono anche perché grazie a questa abilità noi possiamo puntare più che altro appunto sullo schivare i colpi. Quindi abbiamo più 100% qua quando arriveremo a livello 5, più 25%, più 25%. Dall'altra parte invece mi pare che c'è solo un più 25%, non mi sembra ce ne siano due. Vediamo un po'. 25. Ah no, anche qua ci sono due 25%. Chi vogliamo essere noi? Dei guerrieri furtivi? Alla fine quando vogliamo essere furtivi possiamo spogliarci nudi, semplicemente. Tuttavia sto pensando una cosa, ovvero che se l'armatura si potenzia quando veniamo colpiti, potrebbe essere che questa sarebbe più difficile da potenziare, perché se puntiamo a schivare i colpi. Va bene, queste cose è meglio vederle più avanti. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Aumentiamo la nostra furtività, va. Movimenti silenti. Questo è interessante, perché se riduciamo il rumore tramite questa abilità, possiamo anche tenere un'armatura pesante. Correre e camminare non influenza la probabilità di essere visto. Avvicinati, interrompi il combattimento per qualche attimo. Induci i nemici più distanti a cercare un bersaglio. Ah, accovacciandoti. Le abilità qua sono proprio OP. OP in assoluto. Diventiamo più difficili da vedere, va. Già l'oratorio per adesso le magie non le stiamo prendendo potenziando. Vabbè, adesso siamo più stealth. Mi sono cagato sotto. Allora, calma, concentrazione. Adesso qua le cose si fanno abbastanza dure. Direi che possiamo iniziare con delle belle frecciate in testa. Mettiamo le frecce normali. No, che cazzo. Ok. Ovviamente, corre. Noi ci allontaniamo. Raggiunto la posizione in cui eravamo prima, quindi non ci sta vedendo. Guardate come si muove in maniera buffa. Ok, è l'ora di usare la nostra cara magia. Ricordate com'era difficile all'inizio? Guardate che bellezza adesso, che già riusciamo a gestircela meglio. Si è attivato automaticamente o l'hanno attivato loro? Ragazzi, quanto sto amando questo gioco. Ora è da circa un'oretta che gioco, ho registrato un 3 gameplay, credo. Ma perché voglio uscire da questa zona? Adesso è sera, in questo momento che ho registrato. Sto registrando. E non posso andare a dormire se prima, insomma, non esco da qui. Una ronda precisa. Beccato.
meglio mettere uno scudo perché mi sa che è un attacco bello forte, sta per arrivarci addosso. Ho lo scudo, vero? Per sicurezza. Merda. Cazzo! Sbaglio sempre, ok, magia è qua. Uno e due. Ok. Ho fatto un casino assurdo. Si attivano automaticamente, forse. Va bene. Ah no, qua c'ero già entrato. Avanziamo, avanziamo. Un altro pozzo. Niente. Questo mi lascia piuttosto perplesso. Non c'è nulla. Ok. Mi dire che questi oggetti cadono e creano delle esplosioni. Bella scoperta, molto interessante. Ok, una nuova porta. Porta di ferro, c'è scritto. Cosa sono questi rumori? Io spero che dopo tutta questa strada sarò ricompensato. L'artiglio! Con l'artiglio posso aprirlo. Devo solo sistemare il meccanismo. In modo tale che questi cosi combacino, credo. Orso, gufo. Libellula. Ok.
Forse devo mettere in ordine di grandezza? No. Cerchiamo qualche indizio. Forse quelle righe non c'entrano nulla. Questo è uguale. Questo è diverso. Libellule. Ok, qua c'è una libellula. E qua anche. Questo è l'orso, credo. Qua in alto. E questo è il gufo. Ma qui c'è disegnato di nuovo qualcos'altro però, che sembra un lupo. Potrebbe essere libellula, orso, gufo. Questo deve essere un gufo. Sì, questo è il gufo. Proviamo libellula, orso, gufo. Niente, maledizione. Oh.
Che se semplicemente... No, pensavo fosse in ordine di chi mangia chi. Provando tutte le combinazioni esistenti, praticamente. Ha funzionato. Oh mio Dio, cos'era? Orso, libellula, gufo. Madonna, ma secondo quale logica? Oh mio Dio. Ci avrò perso mezz'ora. Dove siamo? Cosa ci aspetta ancora? Qualche crollo o un serpente? Questo blocco di terra è piuttosto strano. Ah, era una colonna. Qua credo ci sarà un amicone, eh? No, anzi no. Non qui almeno. Ho paura. Vasi. Sembravano persone sedute, ma sono solo vasi. Ok, qua in giro, almeno in questa prima parte, sembra non ci sia nulla. Avanziamo, perciò. Forza, forza inesorabile. Scopri il segreto del tumulo delle cascate tristi. Porta l'artiglio a Lucan. Wow, ok, io so già che queste cose servono ad apprendere le parole dei draghi. Oh merda, ti pareva. Signore Supremo Drago. Cazzo, signore Supremo! Merda! Merda, cos'ho, un nuovo potere, qualcosa, no? Effetti attivi.
Urli, ho questa cosa qua, ma non posso usarla, come funziona? Usa le anime del drago. Merda. Oh, aiuto. Oh, cazzo. Madonna. Forse questo era uno che aveva il potere dei draghi in antichità, prima di me. Oh merda. Stronzo, mi fai cagare sotto. Allora, che equipaggiamenti abbiamo? Abbiamo gli equipaggiamenti giusti. Proviamo a combattere un po'. Non abbiamo più buone corazze perché quella di ferro l'abbiamo abbandonata che pesava un casino. Equipaggiamo una buona arma. Ok. E salviamo la partita. Bene. Si passa al combattimento ravvicinato. Fortunatamente questo coso. Ma lo colpisco o no? Merda, quanto male mi ha fatto lo stronzo. Non c'ho un aiuto qua da qualche parte? Cosa c'è qua dentro? Cerchiamo qui degli aiuti. Wow! Bella questa. Però niente di troppo utile. Oddio, mi fa cagare sotto! Ha fatto volare tutto, idiota! Tuo nemico psicopatico! Che c'è qua poi? Altre ametiste! Merda! Sono morto dentro il vaso! Forse. Buonanotte. Dai, attaccami. Attaccami, dai. Fanculo, cazzo di merda. Fuga. Giochiamo a nascondino. Allora, lì dentro c'è una tiara. Dov'era? Qua. Che mi aumenta la potenza con gli archi, no? Quindi, noi la equipaggiamo, insieme anche all'arco, ovviamente. E soprattutto mettiamo questo che mi aumenta il male e la rigenerazione. Che stupido che sono. Ok. Ecco qua. Aspetta, aumenta. Ok. Dove cazzo è? Di qua.
Ma dov'è? Merda. Sta facendo i cazzi suoi. Allontaniamoci. Fuga, fuga, corri, corri. Devo stare attento quando sono abbassato. Guarda dove ha fatto volare il lino. Il prezioso lino, dov'è finito? Lino si chiama come uno dei rivali di Pokémon Omega Rubino e Alfa Zaffiro. Niente, basta. Diciamo addio a Lino. Forse mi dice ospedale, che in siciliano significa all'ospedale. Nel senso che mi manda all'ospedale? Sì. Aia. Sì, ospedale, ospedale. Ci mando io all'ospedale a te. Si era incitrollito. Impazzito! Fortunatamente per me. Fuga! Guarda! Mira persino in modo tale da cercare di calcolare dove va a finire. Sì, pavoneggiati. Oh oh. Merda, piccolo errore. È ora di finirla. A noi due. Addio. Ce l'abbiamo fatta. Pietra del drago. Che cazzo è? Antica spada nord del freddo. Il bersaglio subisce 5 punti di danno da gelo e salute. A salute e vigore. Bellissima. Brividi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ha fatto volare il lino da tutte le parti, ma ce l'abbiamo fatta. Tutto l'ha fatto volare. No, merda, pure le pietre. Mi sa che dovremo avere pazienza. In realtà ne varrebbe la pena di ricaricare per riprendere quelle pietre, perché credo siano molto preziose. Cercarle qua in giro mi sembra piuttosto improponibile come cosa. In realtà gli attacchi li ha tirati sempre da quella parte. Forse è volata qui da qualche parte. Ecco, tipo questo lino. Ora ha troppo peso.
Allora, direi che quest'arma la possiamo lasciare, visto che ormai abbiamo questa. E così guadagniamo un po' di peso. Un po' di peso trasportabile, ovviamente, in più. Qua c'era un baule nascosto. Con bella roba. Guarda qua. Guardate quante cose avevano messo qui. Era proprio un punto segreto. Dietro alla cascata. Avanziamo. Allora, nel baule avevo preso tutto. Abbiamo questa pietra del drago, ma non ho idea di a che cosa possa servire. Qua non c'è nulla. Di là abbiamo visto. Non ci resta che salire e vedere dove cavolo spuntiamo. Ancora altra roba, cioè è immenso, è immenso. Quanti altri dungeon ci sono come questo? Cioè, questo era solo il primo che ho esplorato, ma quanto cavolo, è stato grande. Penso 1 valore 10, avanti, portiamoci. In caso poi riposiamo. L'uscita. Ok, quindi volendo potevamo trovare questo punto. Ma no, si poteva arrivare qua sopra, ma non si poteva ovviamente accedere. Siamo fuori. Che avventura! Che avventura, ragazzi, avrò, non so, 4 ore di gioco, 5 ore di gioco. Non ho fatto ancora nulla. Madonna, quanti brividi, ragazzi. Wow. Wow. Magnifico. Magnifico. Dove siamo? Ok. Siamo spuntati da questa parte. Allora, la strada qua non è così tanta. Quindi, se mettiamo ci vogliono, non so, una corsa di un paio di minuti per arrivare qua. Altri 2 minuti. Mettiamo massimo 5 minuti per arrivare qui. Quanto può essere grande questa mappa? Molto grande. Ah. Va bene, scendiamo, abbiamo capito. Qua ci sono degli scheletri che
che insomma non preannunciano niente di positivo, macchie di sangue. Questo video, ragazzi, si chiude qua e ci vediamo nel prossimo. Saluti da Gaming Knowledge.